Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la liturgia del giorno. Riprendiamo dopo la pausa estiva e riprendiamo con la 22esima domenica del tempo ordinario. La liturgia ci propone la lettura della prima lettera ai Corinti, in particolare nei primi 5 versetti del secondo capitolo. Qual è l'argomentazione che Paolo sta sviluppando? Ma molto semplice. Tutto questo grande passaggio, dal capitolo primo al capitolo quarto, è incentrato sostanzialmente su un principio preciso, cioè che i Corinti, dividendosi fra di loro, non hanno capito la natura del Vangelo e quindi, dividendosi tra l'altro per predicatori diversi, neppure la natura degli apostoli, degli annunciatori stessi. Paolo ha spiegato qual è l'origine della sapienza divina, quindi una sapienza debole, che appare debole ma è potente, ma è quella che sovrasiede anche alle decisioni del Signore, tanto è vero che la comunità di Corinto non annovera grandi sapienti, grandi potenti di questo mondo, ma perché è stata scelta in base alla sapienza divina. Qui Paolo rammenta il tempo della predicazione a Corinto e dice precisamente che volevo che la vostra fede fosse fondata sullo Spirito e sul Signore, non su una sapienza umana. E tra l'altro, dice, ero in un momento di grande debolezza e incertezza. Ecco, era quindi la modalità, Paolo si è adeguato alla modalità di annunciare questa sapienza e nello stesso tempo voleva che fosse un'esperienza direttamente dei Corinti nell'incontro con Dio. Ecco, è ovvio che tutto questo argomentare di Paolo non è semplice se decontestualizzato, se sciolto, diciamo così, se staccato dal suo contesto, però nello stesso tempo è anche un'indicazione molto molto preziosa per quanto ci riguarda. Il Vangelo invece ci aiuta a fare una sintesi differente. Questa sintesi è legata proprio all'inizio del ministero, almeno in maniera ufficiale, come ce lo presenta il Vangelo di Luca. Ascoltiamo il Vangelo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro». All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. La liturgia di oggi ci mette davanti complessivamente tutto l'episodio, perché non c'è soltanto la lettura del testo di Isaia 61, dove il Signore dice: «Oggi si è compiuta questa scrittura», ma anche il dialogo successivo. Ma la domanda è: perché tutte queste persone si arrabbiano così tanto con Gesù? Beh, c'è un motivo preciso. Gesù gli anticipa, dice: «Medico, cura te stesso, quello che hai fatto da altre parti, fallo anche qui». Si presuppone appunto l'arrivo a Nazareth non sia proprio l'inizio cronologico del suo ministero.
la diffidenza dei suoi rispetto all'azione di Gesù, ma soprattutto le sue parole che gli cita due stranieri che sono stati guariti dai profeti, in questo caso da Elia e da Eliseo, ma che nello stesso tempo non facevano verso dei pagani, che non facevano parte del popolo. E quindi l'accusa è diretta: o mi accogliete come l'inviato di Dio, compiuta la... o altrimenti non potete avere dei privilegi perché siete stati miei concittadini. E il testo lucano, alla fine, nel momento in cui tentano addirittura di gettarlo di sotto dalla rupe, dice che inizia a camminare. È quella che il testo lucano presenta come la transizione dalla sinagoga alla chiesa, che poi attraverso un passaggio successivo, al capitolo 5, la chiesa che nasce dalla parola, dalla predicazione del maestro. Un testo che deve rimanere sempre un monito per ciascuno di noi. Non c'è un'assicurazione, totale se non quella di un ascolto continuo e di una disponibilità interiore a seguire sempre il Signore. Da questo punto di vista la nostra cultura contemporanea fa qualche fatica. Per quale motivo? Perché noi pensiamo il contrario, che gli altri devono ascoltare noi e che comunque quello che noi pensiamo è talmente valido da essere sempre un punto di vista importante e decisivo. Ecco, qui il maestro ci avverte e dice: guardate, siete voi che dovete imparare ad ascoltare me, non il contrario. E da questo punto di vista possiamo fare delle ottime riflessioni. Che dite? Ci vediamo domani. Grazie.